campionato italiano autostoriche, prima prova della stagione 2011 con Alex Valle, direttore sportivo del Team Form. Siamo a Monza, Team Form che quest'anno schiera la stupenda, fantastica Lancia Beta Monte Carlo, una macchina ricca di storia, condizioni meteo che sono cambiate nel corso della gara, la raccontiamo un po' partendo dalle qualifiche. Sì, beh, in qualifica purtroppo abbiamo rotto una parte meccanica e quindi è stato finito dell'olio sulle gomme e risultato sabbia. Lavorato tutta la notte, riparato il pezzo, rimontato, problemi di nuovo, rimontato un secondo pezzo nuovo e siamo riusciti a partire. Quando sembrava tutto fosse andato per il verso buono, al 59esimo minuto una corda all'acceleratore che già avevamo avuto dei problemi la settimana scorsa di testa ad Adria ci ha lasciato e quindi ci siamo fermati. Beh, sicuramente una situazione questa particolarmente strana, nel senso che la corda era stata per appunto appena cambiata, quindi il pezzo era nuovo, ha riceduto, purtroppo è andata così. Al 59esimo minuto forse questa è la cosa che brucia di più, quando il secondo posto assoluto era ormai conquistato. Sì, era il nostro obiettivo, ecco, perché comunque con le Porsche, con le velocità di punta che fanno qua a Monza è difficile, cioè cerchiamo di difenderci ma sappiamo che in partenza non possiamo competere. Eravamo secondi, dietro una Porsche, ma davanti a un'altra Porsche. Allora adesso la prossima gara, il prossimo appuntamento, se non andiamo errati, sarà a Imola o ad Adria? No, andremo ad Adria tra due settimane per la seconda prova. Non è Monza come velocità di punte, la nostra macchina è forte sulle curve, quindi lì puntiamo a vincere, o perlomeno, secondo me, siamo i favoriti. Vedremo quindi cosa succederà il 17 aprile, lo ricordiamo, appuntamento campionato italiano autostoriche a Adria in provincia di Rovigo. Fabio Valle che invece ha fatto il primo turno di questa gara endurance con la Lancia Beta Monte Carlo. Le sensazioni di guida che si provano a guidare una macchina così importante in una pista come l'autodromo di Monza? La sensazione è enorme, come questa macchina, il fascino di questa macchina dai piloti che la guidavano, a Gilles Villeneuve, al Boleto, Patrese, a Civer. Grande macchina, siamo partiti con i problemi che avevo avuto ieri, purtroppo indietro, siamo arrivati fino a terzi, gara era molto dura in quanto la macchina nostra ha preso con l'assetto da qualifica, diciamo, e non ho avuto tempo per cambiarlo. E la macchina va molto bene sul veloce, infatti sul veloce noi eravamo veloci, il problema sulle piste, sulle curvoni veloci. Il problema eravamo sul misto stretto, cioè della prima marcia, in quanto la macchina non gira, cioè già proprio tecnicamente la macchina. Per quanto riguarda ovviamente la parte Monza, dove nei confronti delle Porsche si sapeva già che eravate un po' era più difficile gestire la situazione con la Lancia Beta Monte Carlo, però le piste non sono tutte veloci come Monza, quindi ve la potete giocare. Siamo solo alla prima gara di questo campionato italiano autostoriche. Sì, questo sì, ce la possiamo giocare, sono 150 cavalli in meno, però se era asciutto penso che eravamo lì, eravamo terzi comunque, anche sul bagnato, secondi scusa, sul bagnato. Eravamo messi bene, non eravamo proprio messi male. E purtroppo cose succedono, come sulle altre gare ce la dobbiamo fare ancora meglio di questo. Noi qui sapevamo che venivamo qui per soffrire. Quando abbiamo visto quei posti dei Kramer ufficiali, quando abbiamo visto che eravamo lì, ho detto beh, se questo ci dà tanto, ben venga, siamo secondi e per il punto che abbiamo dato vanno bene. Sulle altre piste poi a Adria adesso ci giochiamo bene, queste piste più piccole a noi ci favoriscono molto un motolaio. Con Alain Valle chiudiamo questa gara prima del campionato italiano autostoriche che si è corso qui a Monza. Abbiamo sentito Alex Valle, direttore sportivo, la cronaca di gara. Fabio Valle ci ha ricordato la prima parte della competizione. Alain, tu hai preso la macchina dal pit stop. Che sensazione hai avuto praticamente quando sei salito a bordo e sei partito con l'asfalto già bagnato? Ma la prima sensazione è che non ho mai corso con questa vettura sull'asfalto bagnato. Dunque dovevo un po' stare attento come gestire la vettura, però poi ho visto che avevo un buon passo, sebbene che pioveva, abbiamo preso il secondo, sono riuscito a staccarlo di 15 secondi. Poi purtroppo nel finale, proprio all'ultimo minuto, ho dovuto alzare bandiera bianca. Ho visto, ormai vedevo il traguardo che era mio secondo, molto soddisfatto del lavoro che abbiamo eseguito. Vedere rompersi la macchina a 500 metri dalla fine
è stato difficile da digerire. Vabbè, però sono cose che succedono, ci stanno in motorsport. C'è chi ha perso campionati del mondo magari proprio sull'ultima parte di gara. In questo caso siamo fortunatamente alla prima gara, quindi campionato a lungo, c'è ancora il tempo per rifarsi. Sì, sì, c'è molto tempo per rifarsi, però adesso da Monza si vola, vado.